Ciao a tutti ragazzi, io sono Tostet e questo è un nuovo video su DCS. Questo è un nuovo video su IL2 The Great Battles e andiamo a vedere perché parliamo di questo gioco. Ok, eccoci qui, adesso vi mostro il perché di questa intro un po' diversa dal solito, su un gioco diverso dal solito soprattutto. Diciamo che sono stato un grandissimo giocatore di L2 1946, un pochino meno della versione poi successiva che sarà quella di Cliffs of Dover Blitz. Che possiedo, ma ho giocato davvero molto poco. In questi giorni ci sono degli forti sconti su Steam, dove ho notato che IL2 è dato veramente a un prezzo molto molto buono. Per poter giocare su Steam a questo gioco bisogna comprare IL2 per prima cosa, obbligatoriamente per tutti i giocatori, dovranno acquistare il pacchetto, questo pacchetto che ho io qui, IL2 Battle of Stalingrad. Altrimenti, senza di questo pacchetto, il gioco non parte. Cosa che cambia sul sito, però ci arriviamo dopo. Adesso vi spiego un attimo su Steam come funziona tutto. Allora, possiamo vedere che abbiamo vari pacchetti che sono Battle of Mosca, Battle of Cuban, Flying Circus, Bodenplatte e fine, perché tutto il resto sono semplicemente o delle carriere oppure degli aerei aggiuntivi a quelli che sono già presenti nel gioco. Ok, semplicemente questo è Steam. Ricordatevi che però su Steam per il primo pacchetto da acquistare è sempre Battle of Stalingrad, poi dopo potete scegliere quello che volete, ma bisogna avere per forza Battle of Stalingrad. Spostiamoci sul sito perché lì è un po' diversa la situazione. Innanzitutto vi dico che la mia scelta è stata quella di acquistare il gioco dal sito internet perché il 100% di quello che noi spenderemo finirà nelle tasche degli sviluppatori, invece su Steam chiaramente una parte finisce nelle tasche di Steam, ovviamente ragazzi. Ok, qui invece abbiamo gli stessi pacchetti, le stesse missioni, le stesse campagne, scusate, gli stessi aerei acquistabili. Però non abbiamo nessun obbligo, nel senso che se non vogliamo comprare Battle of Stalingrad, ma volessimo comprare semplicemente Battle of Cuban, noi siamo liberi di farlo e possiamo comprarlo da lì. Vi mostro i prezzi perché sono veramente vantaggiosi, sono gli stessi di Steam, identici e precisi. 12,49 per la versione diciamo standard e quella Deluxe costa 20 e include la Deluxe c'è per ogni pacchetto e include due aerei di quelli collezionabili che sono diciamo non inclusi nel pacchetto standard. Quindi aggiunge due aerei. Ogni pacchetto standard ne contiene 8. Per esempio nella Battle of Stalingrad abbiamo questi 8 aerei. Quindi di solito aggiungono due bombardieri bimotori, due bombardieri normali e quattro caccia. Di solito più o meno sono ripartiti così. Sono tutti diversi, ragazzi, per ogni tipo di pacchetto sono diversi. Andiamo a Battle of Cuban, che per i giocatori di CS secondo me è un must have, perché abbiamo praticamente voliamo nel nostro Caucaso, ma con gli aerei della Seconda Guerra Mondiale. Questi sono gli aerei della Battle of Cuban, io ho preso anche soprattutto per volare con l'A20B. Di questa versione io ho acquistato la versione, il pacchetto, quello premium, perché vabbè volevo sia lo Spitfire che l'HS-129, che è quello che abbiamo visto all'inizio del video. Comunque, stiamo divagando. Questi sono i pacchetti acquistabili, Moscow, Stalingrad, Cuban. Sono a questo prezzo qui. Abbiamo poi Bodenplatte, che è questo qui. Costa 25 dollari il pacchetto standard, ma semplicemente perché uno è l'ultimo uscito, solo per quello costa un po' di più. Questo lo consiglio soprattutto ed esclusivamente ai piloti di caccia, perché non abbiamo bombardieri, ma abbiamo semplicemente dei caccia da volare. Inoltre, acquistando la versione da 40 dollari si aggiungono il P-38J e l'FV-190 di 9, ma il resto rimane invariato. E le mappe non sono più mappe, diciamo, sovietiche. Andiamo a combattere in Europa, finalmente, anche con IL2 e Sturmovik. Andiamo a giocare in Europa, quindi Belgium, Netherlands e Germany. Ok, in tutti i pacchetti sono comprese le varie campagne, da volare con i singoli aerei, chiaramente. E c'è la possibilità di guidare anche i carri, che però ho provato mezza volta e quindi non vi so spiegare meglio. Se vi può interessare, magari lasciatemi nei commenti, potrei pensare di fare un video ulteriore su questo argomento qui. Altrimenti c'è un pacchetto a parte che si chiama Tank Crew, è in Early Access e costa 70 dollari. Ma vi spiego, cioè questa parte qui non la conosco completamente, quindi non la tratto neanche. Per gli amanti della Prima Guerra Mondiale invece c'è la parte Flying Circus, ma già ho parlato troppo, vi lascio tutto in descrizione, andatelo a vedere e io adesso vado in gioco e vi mostro cosa si può fare nel menu principale. Ok,
Ok ragazzi, eccoci tornati nel menu principale. Come detto, io ho comprato Battle of Cuban e Stalingrad, manca Mosca per Boldenplatte, ma questo magari aggiungere pacchetti, anzi sicuramente aggiungere pacchetti successivamente. Avevo voglia di provare il gioco e subito dopo averlo provato ho preso anche Battle of Stalingrad, tutto qua. Ok, vi mostro adesso come si fa partire una missione rapida, ci fa scegliere la zona da dove iniziare la missione, possiamo scegliere quello che vogliamo, chiaramente volo da soli, volo diciamo caccia contro caccia, oppure gruppo di aerei contro gruppo di aerei, questa diciamo è la scelta rapida che possiamo fare. Ok, ci mettiamo di qui, prendiamo un G4, ci mettiamo a giocare contro uno Yak-7. Veterano va benissimo. Ok, via. Così vi mostro come è fatto il gioco e diciamo gli diamo uno sguardo ulteriore alla grafica. La parte che mi piace di più di questo gioco è questa qui. Possiamo personalizzare il nostro aereo. Ok, ci mettiamo questi cannoni in più, chiaramente. Aggiungiamo l'armor glass headrest. Ok. E andiamo avanti. Quindi è possibile personalizzare con tutte le piccole modifiche che sono state introdotte man mano all'aereo. Okay, il gioco inizierà con l'aereo in pausa, togliamo la pausa. Togli il nostro aereo nemico, io ho tolto tutte le scritte, quindi non si vedrà l'aereo nemico, non lo vedrete praticamente illuminato nell'HUD. Eccolo, li abbiamo colpito ragazzi. Li abbiamo fatto un po' di male. Vediamo quanto male gli abbiamo fatto. Magari perde solo un po' di carburante. Sì, infatti. E adesso cade. Sono sommati veramente molto bene i danni in maniera molto realistica, giusto che sta cadendo chiaramente in vite. Ed è morto. Ok, così si presenta la grafica. Come dicevo, ci troviamo nel Caucaso, che è una mappa chiaramente a noi di DCS abbastanza familiare. Ok ragazzi, con questo il video termina qui, spero che vi sia piaciuto e come al solito spero di avervi mostrato qualcosa che non conoscevate. Detto questo, ci vediamo alla prossima. Detto questo, ci vediamo in volo. Ciao ragazzi. Detto questo, ciao a tutti ragazzi e ci vediamo in volo. Ciao. Ciao a tutti. Ciao.